Bagnata dalla luce del sole, la Gerusalemme splendente è una città che, nel corso della sua storia, è stata teatro di grandi eventi nella storia dell'umanità. Gerusalemme è una delle città più antiche del mondo e fu costruita nella regione della Giudea. La città divenne la capitale del popolo ebraico. A causa della sua posizione strategica, la Giudea è stata contesa da diversi potenti regni e imperi nel corso dei secoli ed è stata governata da Assiri, Babilonesi, Persiani e molte altre grandi civiltà. Ma con la diffusione del cristianesimo, la città di Gerusalemme acquistò ancora più importanza e i regni europei concentrarono la loro attenzione su questa regione. Gerusalemme, come altre città ebraiche, era abitata principalmente da ebrei e cristiani e nel 638 fu conquistata dal califfato musulmano. La città era divisa tra tre religioni diverse, che fino ad allora vivevano in relativa armonia. Ma nel 1009 le cose cambiarono. Il sesto califfo musulmano che regnava in Giudea iniziò a perseguitare gli ebrei e soprattutto i cristiani, ordinando la distruzione di molte chiese di Gerusalemme. Questo comportamento scontentò i regni cristiani d'Europa, che già non vedevano di buon occhio il fatto che la Terra Santa fosse governata da una potenza non cristiana. Allora, l'imperatore bizantino Alessio I, temendo che le forze musulmane potessero espandere ulteriormente i loro territori, chiese aiuto a Papa Urbano II, chiedendo l'invio di truppe per contenere l'imminente minaccia. Il Papa accettò la richiesta. Con un magnifico discorso riuscì a riunire i potenti regni rivali sotto lo stesso obiettivo, riconquistare Gerusalemme e liberare la Terra Santa dal dominio del Califfato. Le parole del Papa furono ripetute in tutta Europa. Persino la gente comune emise il grido «Deus vult», che significa «Dio lo vuole». Molti uomini ricamarono croci sui loro abiti o sulle loro vesti da battaglia. Divennero noti come crociati e lasciarono diversi paesi europei per raggiungere la città di Gerusalemme. E così iniziò l'epoca delle crociate. Nel 1096 iniziò la crociata popolare, che può essere considerata un totale fallimento. Molti uomini di origine contadina e senza alcun addestramento al combattimento si riunirono in un corteo di quasi 40.000 persone. Tra queste persone c'erano monaci, donne e giovani che non avevano l'età per litigare sui campi di battaglia. Questo creò un grande problema in tutti i territori attraversati, dato che una folla così numerosa aveva bisogno di molto cibo e provviste per molti mesi di viaggio. La mancanza di disciplina di questi squilibrati portò anche a episodi di eccessiva violenza. Molti villaggi furono saccheggiati e distrutti, anche se non erano legati allo scopo originario della campagna militare. Alla fine, la crociata popolare subì un'umiliante sconfitta contro le armate turche. Molti crociati morirono prima ancora di raggiungere la Terra Santa. La prima crociata ufficiale ebbe luogo mesi dopo. Questa volta era composta da 30.000 guerrieri professionisti, tra cui 5.000 cavalieri. La lotta si protrasse per due lunghi anni. Nel 1099 Gerusalemme fu conquistata dai crociati. Ma quella vittoria fu nota per l'eccessiva crudeltà dei crociati. Gerusalemme fu saccheggiata e devastata. Molti cittadini furono giustiziati, sia musulmani che ebrei. Questo evento dimostrò che era necessario un comando più efficiente nelle battaglie. Per raggiungere questo obiettivo furono creati diversi ordini di cavalleria. L'ordine dei cavalieri ospitalieri, l'ordine dei cavalieri teutonici e l'ordine dei cavalieri templari sono alcuni dei più famosi. Gerusalemme passò sotto il governo di re Baldovino I, incoronato poco dopo la morte del fratello maggiore. Gli altri territori conquistati erano sotto la guida di signori feudali europei e divennero noti come stati crociati. Quella non fu la fine delle crociate, ma solo l'inizio. Nei secoli successivi, i conflitti per il controllo della Terra Santa si fecero più intensi. Furono proclamate più di 8 crociate. Gli eventi più eclatanti si verificarono durante la Terza e la Quarta Crociata. La Terza Crociata è nota anche come Crociata dei Re. Questo nome è dovuto alla partecipazione dei tre più grandi sovrani dell'epoca: Re Filippo II di Francia, l'imperatore tedesco Federico I e Riccardo Cuor di Leone d'Inghilterra. Gerusalemme era stata conquistata dal famoso sultano Saladino. Papa Gregorio VIII
convocò nuovamente i regni cristiani per riconquistare Gerusalemme. Durante il viaggio verso Gerusalemme, l'imperatore Federico I cadde da cavallo mentre attraversava un fiume. A causa del peso dell'armatura, non riuscì ad alzarsi e finì per annegare. Già in Terra Santa, Re Riccardo giustificò il suo soprannome di Cuor di Leone. Si dimostrò un degno avversario contro le grandi armate di Saladino. Dopo aver conquistato alcune città, Re Riccardo e Saladino si trovarono in una situazione di stallo. La crociata terminò quando fu firmato un trattato per garantire la sicurezza dei pellegrini cristiani a Gerusalemme, città che sarebbe rimasta sotto il dominio musulmano. La Quarta Crociata, nota anche come crociata commerciale, ebbe inizio nel 1202. Fu indetta da Papa Innocenzo III, che non vedeva di buon occhio il fatto che Gerusalemme non avesse una guida cristiana. Ma questa crociata non ha raggiunto il suo obiettivo primario. Fu segnata dall'avidità e dalla mancanza di preparazione dei suoi leader. La Chiesa Cattolica Romana mantenne la sua influenza in tutta Europa, ma a Costantinopoli si seguivano i precetti della Chiesa Cattolica Ortodossa. Questa divisione religiosa era da tempo fonte di conflitto. Approfittando di altri intrighi politici, i capi degli eserciti crociati marciarono contro la città di Costantinopoli e non andarono in Terra Santa. Il risultato fu devastante. Costantinopoli fu assaltata, saccheggiata e bruciata per 3 giorni. I cristiani uccisero altri cristiani nelle strade e la divisione tra le due chiese cristiane aumentò ulteriormente. La distruzione di Costantinopoli fu così massiccia che la città non recuperò mai più il suo splendore. Dopo questo sconvolgente episodio, i crociati tornarono in Europa con le ricchezze della città. I papi avevano il potere di dichiarare le crociate e di spingere la fede delle persone a partecipare alle campagne. Ma quando la marcia iniziò, l'autorità del papa era di scarsa importanza e i casi di brutalità e saccheggio della città erano comuni. I re e i signori che parteciparono alle crociate permisero che queste cose accadessero. Dopotutto, gran parte di ciò che veniva saccheggiato finiva nelle sue casse personali. L'ideale di combattere in nome della fede era andato perduto. Le altre crociate possono essere considerate una successione di fallimenti, poiché gli eserciti musulmani furono spesso in grado di recuperare i territori conquistati dai crociati. Poco dopo la Nona Crociata, gli europei persero il controllo dei territori palestinesi. E dopo 200 anni di conflitti, in nome della fede, le crociate in Medio Oriente finirono. Si stima che circa 1 milione di persone abbiano perso la vita durante le crociate. Le crociate rafforzarono l'immagine del nobile cavaliere, che avrebbe continuato ad essere molto presente nella cultura europea per diversi secoli. L'ideale del cavaliere timorato di Dio, che cerca penitenza per i suoi atti di violenza, ha dato origine a molti racconti nella letteratura medievale. Da un lato, le crociate hanno causato molte distruzioni e sofferenze, ma sono anche servite a creare nuove linee di commercio tra Oriente e Occidente, cosa che avrebbe influenzato il mondo nei secoli successivi. Anche il campo della navigazione conobbe importanti progressi. Le spedizioni per mare divennero sempre più frequenti. Alcuni ordini di cavalleria sopravvissero per un certo periodo. Tra questi, l'ordine dei cavalieri teutonici, che mantenne gran parte della sua gloria militare e combatté molte battaglie in Europa. Ci furono anche crociate non ufficiali, come le crociate del Nord, in cui i re cattolici di Svezia e Danimarca unirono le forze per attaccare chi manteneva vive le tradizioni pagane. Attaccarono anche i cristiani ortodossi in Russia. Le crociate hanno definito una parte sostanziale delle divisioni territoriali tra i paesi e anche gli scismi culturali e religiosi tra i popoli. Per quanto riguarda la tanto contesa città di Gerusalemme, essa ha continuato a essere teatro di numerose invasioni e sanguinose battaglie. Oggi la sua identità rimane indefinita, contesa da palestinesi e israeliani. Sapere chi fosse dalla parte giusta o sbagliata nelle crociate è una domanda che forse non avrà mai una risposta. Ma questi episodi hanno permesso di imparare lezioni preziose su quanto possa essere pericoloso l'abuso della fede. Le 3 religioni, cristianesimo, ebraismo e islam, sono ancora presenti a Gerusalemme, venerate da molte persone che cercano solo di seguire la propria fede in modo pacifico.